da cavalli di Verona che si avvia a festeggiare il record di visitatori, ben oltre i 130.000 dello scorso anno, anche se il traguardo non è ancora ufficiale perché manca il dato della giornata odierna, quella che conclude l'edizione 108 di una fra le più complete rassegne in campo internazionale dedicate a tutte le attività che hanno come epicentro il cavallo. Interesse crescente dunque e consueto successo dell'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, l'evento agonistico più prestigioso fra quelli proposti dalla Fiera Scaligera. Dopo le due prove di qualificazione è finalmente Gran Premio, la categoria mista che dispenserà punti per la World Cup, un circuito di concorsi al coperto avviato sul finire degli anni 70 da un'idea del giornalista svizzero Max Ammann per colmare il vuoto della stagione invernale. Da quel lontano 1979, vittoria dell'austriaco Ugo Simon in sella a Gladstone, siamo giunti alla 29esima edizione di una manifestazione che nel tempo si è ingigantita, ha allargato i propri confini. Oggi esistono ben 14 leghe di qualificazione per la finale che riassumono le aree geografiche di quasi tutto il pianeta. La tappa veronese, unica su suolo italiano, è la terza della Lega dell'Europa occidentale, quella che da diverso tempo sta esprimendo i contenuti tecnici più elevati. Riprese affidate all'Esterna 1 di Bologna con la collaborazione dell'RVM 1 di Milano, il regista è Umberto Orti, contributo da bordo campo del collega Lorenzo Roata e qui accanto a noi in postazione l'ex campione italiano Emilio Purcelli che segue con attenzione tutte le vicende della Coppa del Mondo. Con Purcelli andiamo a osservare i connotati del percorso ideato dallo chef de piste Giovanni Bussu. Abbiamo una trasposizione virtuale, l'ostacolo numero uno che è un verticale, inizia abbastanza facilmente il percorso. Poi abbiamo la triplice fei, 1,50 per 1,70. Ancora un salto non difficile per, come secondo ostacolo. E poi si arriva al verticale sul fosso. Qui c'è già una distanza di 7 tempi corti con un fosso dall'altra parte, per cui già un salto più tecnico da fare attenzione. Prima delle due combinazioni, la gabbia. Verticale Oxer, due tempi. Direi che fino a questo momento il percorso è giusto per una Coppa del Mondo. Numero 5, Oxer Rustico, 1,52 per 1,60. In spezzata a destra, 6 tempi un po' corti, da qui inizia un po' le difficoltà tecniche. A partire dal numero 6, verticale di barriere, 1,55 m. Vicinissimo alla parete, tecnicamente molto difficile. L'addirittura continua con un Oxer 1,52 per 1,70. 5 tempi corti, largo, molto largo. Poi al numero 8 il muro di 1,60 m, girata a mano sinistra Emilio per affrontare l'Oxer 1,50 per 1,60 sì, numero 9. L'ostacolo viene velocemente dopo il muro e ci sono i fiori in mezzo, spalle alla porta, ancora un salto difficile. Il numero 10 è un verticale di 1,60 molto delicato, poi un altro largo 1,52 per 1,55 e quindi la doppia gabbia, uno dei momenti più delicati dell'intero tracciato. Sì, girata difficile contro la parete, 3 tempi di galoppo dalla parete, Oxer molto largo e due tavole, gli altri due elementi, ostacolo tecnicamente molto difficile. Dopo la seconda combinazione, l'ultimo ostacolo che è un Oxer 1,55 per 1,70. E gli ostacoli sono 13 ma saranno 16 i salti, infatti sono inserite due combinazioni, una gabbia al numero 4 e una doppia gabbia al numero 12. La lunghezza del tracciato è di 450 metri, il tempo accordato è di 78 secondi. Si tratta di una categoria mista, dunque i concorrenti che riusciranno a ottenere il percorso netto nel tempo accederanno a un barrage. Sono 40 i binomi al via e fra poco entrerà il primo, quello composto da Natale Chiaudani e da Zara Ariandoutier. Natale Chiaudani aprirà questa tappa di Coppa del Mondo. Natale è uno dei nostri cavalieri più in forma, quest'anno ottimi risultati, peccato che parte per primo perché non ha la possibilità di valutare qualche difficoltà, poter ragionarci sopra per portare a casa un percorso netto, perché oggi la gara a detta di tutti è grossa, tecnicamente difficile, per cui non si può sbagliare nulla. Sarà una gara certamente spettacolare, oltretutto corroborata dall'aiuto del pubblico che è numeroso e molto caldo. Tutto venduto, tutto, non c'è un posto libero.
Natale Chiaudani, cavaliere nato a Tortona in provincia di Alessandria, nel 1960 monta nella circostanza Ariane Dautier, che è una femmina di 11 anni, una Selle Français. A lui l'onere e l'onore di aprire questo percorso base. Insieme al cavaliere piemontese scopriamo i segreti del tracciato ideato da Giovanni Bussu, che per il secondo anno consecutivo è stato confermato come direttore di campo nella tappa italiana di Coppa del Mondo. È la terza tappa della zona dell'Europa occidentale, della Lega dell'Europa occidentale. Sono già state disputate quelle di Oslo, vittoria di René Tebel, Germania, e di Helsinki, Beat Mendli per la Svizzera. Ricordo 20 punti per chi si aggiudica questo gran premio. Finale dal 19 al 22 di aprile a Las Vegas. Chiaudani ha sbrigato la formalità del primo segmento del tracciato ed è uscito indenne anche dalla prima delle due combinazioni. Il muro. Intervento energico del cavaliere per sollecitare in un tratto abbastanza delicato la sua Ariane Dautier. Errore sull'elemento intermedio della doppia gabbia. E purtroppo conclude con 8 penalità nel tempo di 68 e 50. 2 errori nel finale. Ha fatto tutto molto bene Natale, è partito bene, concentratissimo, pressione sulla sua cavalla che è molto rispettosa. La parte più difficile del percorso è la linea finale, la tavolina forse poteva evitarla, l'ultimo oxer è grosso. Linea rovata. Sì, siamo con Natale Chiaudani, che è difficile entrare per primo, peccato. Sarebbe anche meglio fare zero, il problema è arrivare, non partire. Questo era l'esordio dal campo per noi con Natale Chiaudani. Con la filosofia di Natale Chiaudani. Ora Robert Whittaker monta la Croix, un cavallo di 11 anni, di origine tedesca, è uno Steiner. Robert Whittaker, grande protagonista della prima prova di qualificazione, la categoria a tempo, era stato a lungo in testa, poi battuto soltanto dal connazionale Robert Smith. Ennesimo rampollo di una famiglia che ha dato tanti talenti all'equitazione internazionale, i più celebri sono John e Michael, però qui a Verona vedremo anche la giovane Ellen, che ha dimostrato di avere, per così dire, la grinta di famiglia. Robert è nato nel 63 e ha già commesso il suo primo errore. Lo scorso anno in Gran Premio, vittoria per Albert Zur in sella Occhi d'Occhi, un binomio che ritroveremo. Splendido secondo Juan Carlos Garcia con Albin, presenti a loro volta. E ricordiamo anche il quinto posto a sorpresa di Beatrice Patrese con Fanik Verol. E possiamo dire, Puricelli, che la doppia gabbia rappresenta senz'altro uno dei momenti più insidiosi del tracciato. 12 le penalità per Robert Whittaker. Ha un errore alla prima combinazione, piccola toccatina, peccato, però la doppia gabbia è difficile, è arrivato vicino, calo è andato un po' per aria, non ha coperto la seconda barriera e anche la seconda tavola è un salto tecnico difficile. Secondo binomio italiano in campo, Pier Giorgio Bucci, che monta da Zara Tabletin, un cavallo di 10 anni di origine belga. Intanto rivediamo una fase del percorso di Robert Whittaker. Pier Giorgio Bucci, che proprio ieri in serata ha chiuso la categoria mista con un percorso base netto e poi è andato al barrage, dunque ha ottenuto il visto per disputare il Gran Premio, era felicissimo.
è un cavallo che conosce bene da quando aveva 6 anni, però bisogna dire che ha avuto un incidente in bocca questo cavallo qualche giorno fa, si è un pochettino fiaccato in bocca e ha un po' male in bocca, per cui speriamo, quindi, speriamo che Pier Giorgio Bucci abbia la mano leggera. Ce l'avrà senz'altro, ma dipende anche dal momento caratteriale del saltatore, se la prende troppo può diventare un problema. Sembra abbastanza tranquillo però, ed è atteso dalla prima delle due combinazioni, la gabbia in giallo, bene. Bucci è aquilano, nato nel 1975. Anche questa addirittura che termina con il muro non è affatto semplice, d'altronde poco prima dell'inizio del Gran Premio abbiamo visto un'espressione di Filippo Moyerson che ha detto è duro davvero, d'altronde si tratta di Coppa del Mondo, è ancora netto il percorso di Pier Giorgio Bucci che va ad affrontare la parte conclusiva, forse la più difficile del tracciato, bene sull'elemento intermedio della doppia gabbia, bene anche in uscita, ottimamente sull'ultimo ostacolo Pier Giorgio Bucci e Dazzara Tableten costituiscono il primo binomio a uscire indenne dal percorso, dunque qualificati per il grande barrage che ora è soltanto eventuale ma ci sarà sicuramente. Grande, ha montato alla grande Pier Giorgio, uno dei nostri talenti migliori, e ha passato una doppia gabbia che per il suo cavallo è difficilissima, le due tavole. Linea roata. Che spettacolo Pier Giorgio. Non so se avrò fiato. Non ci credo neanche io, è un cavallo incredibile. Hanno esultato Covoni, il tuo Chiaudani, che spettacolo. Incredibile. Bene, grazie mille. Un tocco, uno squarcio di azzurro in questo inizio di Gran Premio, e adesso per El Salvador tocca ad Alfredo Hernandez Ortega, che in verità nelle due prove di qualificazione non aveva ottenuto il punteggio necessario per disputare il Gran Premio, poi per il forfè di tre colleghi sono rientrati, lo stesso Alfredo Hernandez Ortega, quindi Paolo Toscano per l'Italia e Ludo Philippaerts per il Belgio, cavaliere nato nel 1966 che ha partecipato ai campionati mondiali di Aquisgrana con naturalmente scarsa fortuna, d'altronde gareggia a un livello per lui inconsueto. Vediamo come si comporta di fronte agli ostacoli predisposti da Giovanni Bussu, che ha giocato anche molto sulle distanze. Partecipazione qualitativa qui a Verona, sono presenti Edwin Alexander e Meredith Michaels Berbaum, due amazzoni che hanno recitato un ruolo di protagoniste fino all'ultimo ai mondiali di Aquisgrana, hanno fatto parte della Final Four. Oh! Purtroppo c'è la caduta, l'eliminazione proprio sull'ultimo ostacolo per il cavaliere del Salvador, che riceve meritati applausi non soltanto di solidarietà ma proprio perché aveva effettuato un buon percorso fino a quel momento. Sì, un errore all'1, un errore al 9. Però lì il cavallo non ha controllato bene la distanza, ha staccato un tempo prima ed è finito in mezzo. Tutto è andato bene per fortuna. Ci sono carezze comunque per Takashi Van Berkenburg, che è un cavallo intero di 10 anni di origine belga. Il regista Umberto Orti ci ripropone la fase cruciale. Superata la doppia gabbia, vedete l'errore, il tempo sbagliato, linea roata. Sì, a proposito di quello che diceva Furicelli, no? Una delle nostre promesse, uno degli emergenti Bucci, Ansorni gli ha detto sei bravo, sei tu che non lo sai, e gli ha detto così. Intanto sta per entrare in campo Albert Zuhr per l'Olanda in sella a Okidoki, che è un cavallo di 10 anni di origine olandese, e si tratta del binomio che lo scorso anno ha siglato il Gran Premio.
Non è ancora tutto pronto, bisogna rimettere a posto un ostacolo e poi entrerà Albert Zuer, che lo scorso anno si è imposto al termine di un barrage davvero entusiasmante, un guizzo proprio nel finale per mettere in fila avversari molto molto accreditati, fra i quali il nostro Juan Carlos Garcia. Eccolo Albert Zuer, cavaliere di grande esperienza. Zuer è nato nel 75, recentemente ha vinto la medaglia d'oro a squadre ai mondiali di Aquisgrana proprio con Oki Doki. Dunque abituato a sostenere questo tipo di pressione e molti lo indicano fra i favoriti in questo Gran Premio, anche se la concorrenza è davvero spietata. Oltre a Edwin Alexander, Meredith Michaels, Birbaum, di cui abbiamo parlato in precedenza, c'è da segnalare la presenza di Ludger Birbaum, medaglia d'oro olimpica a Barcellona, e dell'altro oro olimpico Ulrich Kirchhoff, campione ad Atlanta. Presente anche il campione europeo in carica, il tedesco Marco Kuscher. Ma ora Albert Zuer. Oki Doki è un cavallo che sa veramente leggere e scrivere, si districa nel migliore dei modi sulla doppia gabbia e dunque il barrage non è più eventuale, si qualificano Albert Zuer e Oki Doki all'altezza della loro reputazione. Un bel giro, sembra che non ha quasi faticato lui, come dicevi all'inizio è l'abitudine, l'allenamento, quest'anno ha fatto un mondiale alla grande, qui si sente un po' a casa e quando vinci un Gran Premio in un posto l'anno dopo ti sembra il tuo concorso, per cui ha fatto tutto molto semplicemente. Diciamo che Albert Zuer dunque sente aria di casa qui a Verona e sta entrando in campo per la Francia Simone Deletre con Inédith de Valmé, una femmina di 10 anni, Saint Français. Questo cavaliere ha fatto parte della squadra transalpina che ha vinto la Coppa delle Nazioni nell'ultima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Cavaliere giovane, nato nel 1981. Quindici i cavalieri italiani presenti in questa tappa veronese, sotto la guida tecnica dei selezionatori Hans Horn e Stefano Cesaretto. Dopo Verona avranno da disputare le tappe di Stoccarda, Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Amsterdam, Vigo, Göteborg, Sartogenbosch, poi finale a Las Vegas dal 19 al 22 di aprile. Il binomio francese si è già macchiato di un errore, 4 le penalità per Simone Deletre e Inédith de Valmé. Francia che non è assolutamente presente in forze qui a Verona. Rimangono 4 le penalità nel tempo di 68 e 47. Come ha sbagliato Emilio? La girata per il verticale numero 6 è difficile, lui è rimasto un po' lontano e la cavalla ha toccato di posteriore. Per il resto direi che ha fatto molto meglio degli altri giorni. Adesso un altro binomio molto atteso fra i candidati ad accedere al barrage, quello composto dal cavaliere svedese Rolf Göran Bengtsson e da McKinley, cavallo di 12 anni di origine olandese che Puricelli conosce benissimo. E Rolf Göran Bengtsson è riuscito a trarre il massimo da questo saltatore,
fra l'altro si tratta di un cavaliere di grande esperienza, nato nel 1962 a Lund, ha partecipato ai giochi di Atlanta e di Atene, medaglia d'argento a squadre per lui, dunque un binomio estremamente affidabile. Superata la prima delle due combinazioni previste. In effetti sono molto d'accordo con quanto ha detto Puricelli, occhi d'occhi Albert Suer hanno dato una dimostrazione di facilità, intanto arriva l'errore per McKinley, escluso dal barrage. Siamo a 8 penalità, adesso subentra anche un minimo di scoramento, la concentrazione non è più elevatissima, arriva anche il terzo errore, 12 penalità per il cavaliere svedese nel tempo di 69-41, una coppia sbiadita del binomio che abbiamo visto tante volte fare numeri eccezionali. Ma secondo me saltava bene il cavallo, però ha preso una decisione sbagliata sulla linea e ha pagato duramente, poi si è scomposto un po' e forse ha anche perso ormai la concentrazione, qui conta solo lo zero. Il finale, la distanza è un po' corta, lui non è neanche tanto intervenuto, ma l'errore tecnico è sulla linea 6-7 che ha attaccato spingendo troppo forte in avanti e mettendo il tempo in meno. Per la Svizzera Steve Gerda monta Jalis Cassolier, una femmina di 9 anni, il francese. Steve Gerda è uno dei rappresentanti della Nouvelle Vague svizzera insieme a Cristina Lieber, e gli elvetici in questo momento, in questo periodo, vantano una squadra potenzialmente fortissima, perché accanto ai giovani emergenti, di cui fa parte certamente Steve Gerda, ci sono i senatori come Beat Mendley, come Marcus Fuchs, che vedremo più avanti. Steve Gerda, classe 1982, si è comportato benissimo ai campionati europei di San Patrignano, ottenendo la medaglia d'argento a squadre. In quella circostanza montava Pia Lotta, che è una delle cavalle più invidiate dell'intero circuito. 4 ora le penalità per lo svizzero, che va a superare il muro. Gli spazi sono ristretti e dopo il muro i concorrenti sono costretti a una girata che li porta quasi a contatto con i nostri monitor. Secondo errore. Bene invece, con disinvoltura sulla doppia gabbia. Un po' troppo vicino al verticale numero 6, e l'errore che anche per lui crea poi magari un po' la demotivazione. Diciamo che per questo cavaliere è un momento di cambiamento, montava per la scuderia degli Antops, adesso monta in Svizzera per la scuderia del commerciante Lutta, per cui cavalli nuovi, rientrare al massimo livello con cavalli nuovi è sempre difficile. Adesso per l'Austria, intanto ho un cattivo ritorno in cuffia rispetto alla prima parte del collegamento. Vi dicevo, per l'Austria Daniel Sonnenberger, che monta Sign of the Time, un cavallo di 12 anni di origine tedesca, un Oldenburg. Austriaci che hanno una grande tradizione in Coppa del Mondo, ricordiamo i 3 successi di Ugo Simon, che si è aggiudicato
fra l'altro la prima edizione nel 79 con Gladson, poi due volte a bersaglio con l'indimenticabile E.T., ma troviamo nell'Albo d'Oro, precisamente nel 92, anche Thomas Frumann in sella a Genius. Già 4 le penalità per il binomio austriaco. Dopo la vittoria di Hugo Simon abbiamo avuto uno strapotere statunitense, ricordiamo Conrad Homfeld, Michael Matz, Melanie Smith, Norman Dello Gioio, poi il canadese Mario Delorier, quindi ancora Conrad Homfeld, Leslie Burr ancora per gli Stati Uniti, Catherine Barsdall, quindi ancora Canada con il doppio di Ian Miller e Big Ben, un binomio veramente forte, come forte è stato quello composto da John Whittaker e Milton, due volte a segno, Thomas Frumann, quindi Ludger Berbaum con Ratina, ancora Jos Lansing, Nick Skelton, il doppio di Hugo Simon e poi il triplo a seguire dal 98 al 2000 del brasiliano Rodrigo Pessoa, sempre con Baloubet Durué. Sono 12 le penalità per Daniel Sonnenberger, dopo Pessoa. Nel 2001 vittoria per Marcus Fuchs e Tinkas Boy, quindi Otto Becker e 100, Marcus Henning e Anka. Comincia il dominio della scuola tedesca, interrotto da Bruno Bruxall proprio a Milano nel 2004 con Willem de Seff. Nelle ultime due edizioni, nel 2005 vittoria per Meredith Michaels, Berbaum e Shutterfly, e lo scorso anno, cioè quest'anno, nella scorsa edizione per la Germania ancora, Marcus Henning in sella a Sandro Boy, finale che si è disputata per la prima volta nel continente asiatico, precisamente a Kuala Lumpur in Malesia. In campo l'oro individuale di Atlanta, Ulrich Kirchhoff. Nella circostanza il cavaliere tedesco Montacarino, che è un cavallo Holsteiner di 11 anni. Per il momento due qualificati per il barrage, uno è italiano, Pier Giorgio Bucci, l'altro è olandese, Albert Zuur. Superato il muro, Ulrich Kirchhoff, che insieme allo stesso Ludger Berbaum è uno dei cavalieri più alti nel panorama internazionale. Un attimo di imbarazzo, superato, una sollecitazione anche vocale da parte del cavaliere. Errore sull'elemento d'ingresso della doppia gabbia. Ultimo largo superato, la smorfia per l'oro di Atlanta, 4 penalità nel tempo di 71 e 41. Perché Emilio non accede al barrage? Ma ha avuto un po' di fortuna sul verticale bianco e quest'ox d'ingresso della combinazione è molto largo, i cavalieri cercano di prendere spazio nella girata però fanno fatica a coprire la seconda barriera, anche perché poi non si può spingere esageratamente, ci sono poi due verticali di tavole e la via di mezzo fa sì che qualche volta, come in questo caso, anche un cavaliere con un buon cavallo come Kirchhoff possa commettere verticali di tavole molto delicati. Sì, delicati, poi il fronte stretto contro la parete, credo che sia la difficoltà, l'hanno mai visto tutti, la combinazione, la difficoltà di questo percorso. E questo è un veleno che piace a tanti direttori di campo, eh? Ma che non è amato dai concorrenti, però. D'altronde ognuno fa il suo mestiere. Sì, dunque. Però non è così cattiva, nel senso che non ci sono delle larghezze esagerate, cioè non è cattiva, è tecnica. La famiglia Berbaum presente al completo qui a Verona è la volta di Marcus, che monta Lena, una femmina Oldenburg di 14 anni. Marcus non ha certamente il palmarès di Ludger, però si è tolto diverse soddisfazioni, il cavaliere nato nel 1970 ha ottenuto la medaglia d'oro
ai World Equestrian Games del 98 ospitati da Roma. Oro anche ai campionati europei nel 97 in sella a Lady Vanguard, sempre per quanto riguarda la gara a squadra. Forse non un fuoriclasse come Ludger, ma certamente Marcus spesso e volentieri dà il proprio contributo alla squadra tedesca, che può montare cavalieri, cavalli eccellenti. Esce dal barrage con 4 penalità nel tempo di 67-24 e il momento incriminato è sempre quello, no? Sì, lui ha sbagliato in un senso inverso, diciamo, molto vicino all'ingresso, ha coperto bene l'Oxer, però gli è venuto il verticale di tavola vicino. Un altro svedese è andata male a Rolf Göran Bengtsson. Vediamo come si comporterà Roine Zetterman, che monta Isaac, cavallo proprio nato in Svezia 10 anni fa. Zetterman è del 1957, ha partecipato con questo cavallo ai campionati del mondo di Aquisgrana. Per lui terza esperienza iridata in Germania dopo quelle di Laia ed Eres della Frontera. Per la sesta volta, l'unica tappa italiana di Coppa del Mondo è inserita nell'ambito della Fiera Cavalli di Verona, e da quando si gareggia qui a Verona per la Coppa abbiamo visto i successi nel 2001 di Stanny Van Peschen in sella Oude Pom, poi l'anno seguente di Rodrigo Pessoa con Lianos, quindi a bersaglio Lars Nieberg per la Germania in sella Loreana, ancora il tedesco Tony Hassmann in sella Lolita, lo scorso anno, come già ricordato, Albert Zur per l'Olanda con Oki Doki, che si ripropongono avendo già centrato l'accesso al barrage. Doppia gabbia. E arriva il terzo netto del pomeriggio in 71-10. Si qualifica dunque anche Roine Zetterman con Isaac, che è un cavallo che ha dimostrato anche nei giorni scorsi di saper saltare. Sì, nell'Oxio di Aachen quest'anno ha fatto doppio netto in Coppa delle Nazioni, cioè non è una sorpresa, non è così famoso perché forse non è un cavaliere vincente che attacca tutte le gare, ma questo è un binomio di tutto rispetto e l'ha fatto vedere senza timore, ha superato tutti gli ostacoli. Per l'Italia Giuseppe Rolli monta Jericho de la Vie, cavallo di 9 anni, Saint-Français. Giuseppe Rolli, cavaliere romano, ha dominato la scena nella categoria degli Young Riders, poi quando ha concretizzato il passaggio di categoria al cospetto dell'eccellenza internazionale si è tolto diverse soddisfazioni, estremamente in forma in questo periodo, lo ha dimostrato anche qui a Verona, una categoria vinta proprio nella giornata inaugurale e poi un buon comportamento anche nelle prove di qualificazione a questo Gran Premio. Cavaliere nato nel maggio del 1978, anche lui con Jericho de la Vie ha partecipato ai mondiali di Aquisgrana. Jericho de la Vie, 9 anni, Saint-Français. Superata la prima gabbia dal cavaliere che gareggia per la sezione sportiva dei Carabinieri. Bene anche sul muro.
quello è un ostacolo insidioso. Altri concorrenti erano stati più fortunati di Rolli. Peccato, peccato davvero. È brutto parlare di sfortuna per Uccelli, però il cavaliere italiano non è stato fortunato, ci stava tutto il netto. Sì, forse pensava già al salto successivo dove doveva avanzare e non ha dato il tempo necessario proprio di svolgere tutto il salto su questo verticale di barriere bianche 1,60 m. Mi sembra aver capito così, perché è stata proprio una leggera toccata. Sentiamo cosa dice lui. Linea ruota. Per il resto speciale comunque. Notava Buricelli che forse al momento dell'errore stavi già con la testa all'ostacolo dopo, non hai coperto la parabola. Forse sì, però il cavallo ha saltato bene, l'importante era questo. Perfetta identità di vedute, adesso Robert Smith con Marius Claudius, cavallo di 12 anni di origine olandese, che ha dominato la categoria a tempo di qualificazione a questo Gran Premio. Robert Smith, classe 1961, figlio d'arte, figlio di Harvey, che è stato un grande cavaliere di livello internazionale, protagonista assoluto nella scorsa edizione della Coppa del Mondo, con Kalusha soprattutto, poi il binomio inglese è mancato proprio nella finale di Kuala Lumpur. C'è comunque l'errore sul verticale che precede il muro. Comincia a subentrare anche un po' la fatica per questo cavallo, che ha dato veramente tutto nei giorni precedenti, e in effetti se ne accorge anche Robert Smith, che evita una fatica supplementare e opta per il ritiro. Gli è venuta un po' corta la linea 6-7, e poi gli altri due errori Robert Smith ha lasciato proprio saltare un po' il cavallo per poi quasi punirlo di quell'errore ed è venuto via. Qualificati per il barrage: Pier Giorgio Bucci, Italia; Albert Suer, Olanda; Ronnie Zettelmann, Svezia. E adesso tocca allo svizzero Marcus Fuchs con Mirmet, una femmina di 11 anni di origine olandese. Marcus Fuchs, che con Tinkas Boy ha già saporato il gusto della vittoria in una finale di Coppa del Mondo. Probabilmente il suo stile non è impeccabile, però dobbiamo dire che emana sempre un senso di energia enorme, il suo entusiasmo è contagioso, non lascia mai nulla di intentato il cavaliere elvetico, che anche in questa circostanza venderà cara la pelle. Una grinta incredibile per questo cavaliere, spesso lo vediamo in barrage e gare difficili con dei cavalli che non sembrano proprio all'altezza della situazione, ma lui non molla, attacca ed è sempre lì. Tra l'altro non monta cavalli facilissimi, perché la stessa Latoya, che dispone di grandi mezzi, è piuttosto giornaliera. È una cavalla calda, difficile, ma se non si trova il Tinkas Boy che sostituisce il vecchio, bisogna montare quello che c'è. Oddio, non è che Marcus Fuchs disponga di un parco cavalli scarso. No, però diciamo che quando ci sono cavalli meno dotati ci mette del suo. Errore. Si avvia verso la parte conclusiva del tracciato con le quattro penalità che lo escludono dal barrage. Errore anche sull'oxer conclusivo, 8 penalità nel tempo di 70 secondi netti. Girata un po' difficile sempre questo verticale numero 6, per Marcus Fuchs la distanza un po' vicina, questa cavalla deve ancora, credo, migliorare un po' e fare un po' di mestiere. E poi sull'ultimo, scendendo, ha lasciato un po' saltare, ha toccato la seconda barriera. L'applauso che sentite è rivolto a Bruno Chimirri,
in sella a Lanknecht, cavallo di 13 anni di origine olandese. Questo binomio ha difeso i colori italiani ai giochi di Atene, per loro un finale in crescendo. Cavaliere calabrese, ormai per lui buona esperienza internazionale, come del resto per il cugino Vincenzo. Timiri è nato a Catanzaro nel novembre del 1971, anche lui gareggia per la sezione sportiva dei Carabinieri. Errore sul numero 9. Ultima falange del percorso, errore nell'ingresso della doppia gabbia, bene su quello intermedio, bene in uscita, è superato anche l'ultimo Oxer, due errori, 8 penalità nel tempo di 73-22. Direi però, Puricelli, che Lanknecht ha lasciato una discreta impressione. Ma non ha saltato male, un po' lontana la distanza qui all'Oxer numero 9, poi il discorso della doppia gabbia vale sempre per tutti, abbiamo rivisto però un po' lontano lì. Comunque un percorso onesto, linea ruota. Sì, eccoci con Chemirri, lo stesso careccio per il volante. Sì, è stato benissimo. Sono venuti due errori di copertura su due sforzi, ma trovo che stava benissimo in forma. Quindi atteso in ripresa anche Lanknecht, un cavallo su cui facciamo ovviamente affidamento. In campo Paolo Toscano con Nico, un cavallo di 11 anni, olandese, figlio di Jules de Pomme. Paolo Toscano che nei primi giorni ha pagato un po' lo scotto del noviziato a questi livelli, cavaliere nato nel marzo del 1982. Una passione coltivata in famiglia, anche il fratello Lorenzo è cavaliere di buon livello, ha già commesso il primo errore. Questo errore è figlio dell'esitazione in avvicinamento al muro. Difficile, termina con 16 penalità nel tempo, si è ritirato prima dell'ultimo ostacolo e aveva già commesso 4 errori. Ci sono comunque carezze per Nico, serve di esperienza per Paolo Toscano in confronto a questo livello. Lina Roata. E hai preferito alla fine risparmiare il cavallo? Sì, perché il cavallo stava reggendo bene, però per mancanza di esperienza ho avuto qualche problema e allora ho preferito abbandonare. E adesso un binomio azzurro che ultimamente sta andando veramente bene, quello formato da Emiliano Varagnolo e da Gruppo Barcaccia Cordiana Z, una femmina di 15 anni, di origine tedesca, Oldenburg. Varagnolo, classe 1976, vive a Padova,
Diana Mezzi, vero Emilio? Sì, una cala un po' forte, un po' difficile, questa è la seconda qui in Coppa del Mondo con Joyce Lansing qualche anno fa. Già 8 purtroppo le penalità e ci sono ancora delle insidie all'orizzonte, sta per arrivare il momento più delicato del tracciato. Peccato per il terzo errore, 12 penalità nel tempo di 71 e 95 per Emiliano Varagnolo, che invece aveva affrontato la doppia gabbia nel modo più corretto. Direi che la doppia gabbia l'ha saltata benissimo, è partito male purtroppo, errore numero uno, secondo errore poteva forse evitarlo e l'ultimo rimane sempre un po' così il morale del cavaliere che lascia saltare il cavallo, il percorso è finito, però poi le quattro penalità vanno sul totale. Linea ruota. Sì, Maragnolo. Tocco l'uno, palla un po' distratta, perso un po' io la concentrazione, ripeto un tempo di troppo per il rustico, l'ultima, i quattro per lei erano difficili, sono venuti corti, ma l'errore è ricaduta. Peccato, la sentivo che saltava bene. Io potevo montare molto meglio. E fin qui Varagnolo, poi ti ricordo che è qui a godersela anche Pier Giorgio Bucci qui vicino a noi, per cui quando vuoi, sì, semmai lo coinvolgiamo. Sentiamolo subito. Intanto dico soltanto che sì, è in campo Thomas Velin per la Danimarca in Sella Godsen du Reverdy. Allora, finora l'unico italiano iscritto al barrage, se la gode Pier Giorgio Bucci, guarda gli altri compagni con lei. Sì, me la godo fino a un certo punto, sto cercando di rimanere concentrato perché il cavallo è veramente in forma, io anche mi sento di poter provare qualcosa dopo il barrage. Proprio con i tuoi amici cavalieri poco fa magnificavi un po' tutto il tuo parco cavalli di questi tempi, anche altri cavalli molto interessanti. Sì, sì, non è mai successo di... finalmente sono arrivato veramente un parco cavalli più che all'altezza. Riccardo Puricelli, se volete gli do un attimo l'auricolare, può ascoltarvi. Sì, no, vorrei dire a Pier Giorgio di non accontentarsi di quanto di buono ha fatto fin qui, perché il bello viene adesso, lo aspettiamo in grande forma con molta grinta al barraggio. Sì, esatto, è quello che dicevo anche prima, devo cercare di rimanere concentrato perché siamo tutti e due in ottima forma e bisogna vedere di ripetersi e di fare ancora bene. Sì, volevo dire che non devi sbagliare niente, perché se sbagli poi le prendi, perché lo sai com'è con questo cavallo qui. Ciao, la storia. Emilio. Ciao. È violentissimo il nostro opinionista. Io quando c'è il mio maestrino Emilio non cerco di non sbagliare mai. Intanto il giusto spazio per Pier Giorgio Bucci, ma ne merita altrettanto il danese Thomas Velin per Corso Netto, dunque terrà compagnia in barrage al portacolori azzurro. Thomas Velin per Corso Netto in sella a questo stallone di 12 anni Sel Français. Cavaliere di grande esperienza, non nuovo a exploit del genere, il suo è stato un percorso da incorniciare. Adesso per l'Italia Ionella Ligresti, che monta Nanta, una femmina di 11 anni di origine olandese che a detta di tanti è fra i migliori saltatori che esistono in Italia in questo periodo. Ma non solo in Italia, direi una cavalla a livello mondiale. Speriamo che vada via tutto liscio, che Ionella monti tranquilla, con la giusta concentrazione, perché della sua cala non si deve preoccupare, deve rimanere concentrata sulle distanze. Tra l'altro Ionella dispone anche di Quinta, che è un'altra saltatrice provetta. Di Imperium. Un buon parco cavalli, adesso sta a lei valorizzarlo. Quattro qualificati per il barrage: Pier Giorgio Bucci, Albert Zur, Roine Zetterman, Thomas Velin.
quinto netto del pomeriggio, Ionella Ligresti con Nanta. La soddisfazione dell'amazzone milanese che abbraccia il collo della sua cavalla, vedete, è una bella scena questa, la riconoscenza dell'amazzone per la cavalla che ha fatto fino in fondo il proprio dovere. Dopo il commento di Puricelli, linea ruota. Vai Ionella, allora. Bellissimo, sono troppo contenta, guarda, è una meraviglia la mia cavalla. Solo questo, ma credo sia abbastanza. Emilio. È stata brava, ha fatto bene, ha rischiato solo il numero uno, un po' tranquilla, lenta, ha toccato, per fortuna la barriera non è caduta, ma poi per il resto ha fatto tutto quello che doveva fare, bravissimo. Ancora per l'Italia, André Sacchini che monta Careful, un cavallo di 15 anni di origine tedesca, viene dalla Vestfalia, mentre il regista Umberto Orti ripropone ancora il gesto di Ionella che, come abbiamo sentito, non crede ai propri occhi. Un bel netto in Gran Premio con Nanta. André Sacchini è nato in Egitto, ha da poco acquisito la nazionalità italiana. Grande esperienza per lui, che ha affrontato 4 Olimpiadi, precisamente Seoul, Barcellona, Sydney e Atene. Cavaliere nato nel 1957. Due azzurri in barrage. Errore al muro. Poi replicato. Ultima terribile addirittura. Errore in ingresso di doppia gabbia. Errore anche sull'ultimo Oxer, 16, le penalità in 68 e 60. Prima parte con un buon controllo del cavallo, nella linea 6-7-8 ha voluto rimettere un tempo tra l'Oxer e il muro, ha fatto molta fatica, da lì ha perso un po' il controllo del cavallo e sono venuti tutti gli errori. Peccato davvero per Giuseppe Rolli, che poteva essere il terzo italiano in barrage fino a questo momento. Diciamo che per il cavaliere romano è mancato quel pizzico di fortuna che magari ha aiutato altri cavalieri. Proprio per un'inezia, proprio per niente. Proprio. Per la Spagna, ora Rutherford Latham monta Jaina de Barneville, che è un cavallo di 9 anni, Sel Français, dal mantello grigio. Latham, altro cavaliere di esperienza, classe 1954, che lui ha vissuto l'atmosfera dei 5 cerchi a Los Angeles, ad Atlanta, a Sydney. Per lui anche 2 mondiali, presente anche agli ultimi europei di San Patrignano. Oggi una grande scommessa, mi ha detto che questa cala 6 mesi fa faceva le gare 1,20 m e ha detto: non so come farò, vediamo cosa succede. Qui bisogna saltare un po' più in alto rispetto al 1,20 m. Ricordo che ci sono anche delle insidie che arrivano al 1,60 m. Il primo errore per Rutherford Latham, che viste le premesse comunque si sta comportando più che dignitosamente. Correzione provvidenziale di traiettoria. Adesso arriva il difficile. Un errore all'ultimo ostacolo, sull'ultimo largo, 8 penalità, un percorso decoroso, direi valido, che però non consente al cavaliere spagnolo di accedere al barrage. Ma con le premesse prima della gara direi che può pensare in positivo per il futuro, perché ha dimostrato di avere una cavalla brava, con coraggio, mezzi, e verranno anche un po' le qualità fuori, può darsi. Applausi per Meredith Michaels Birbaum in sella a Shutterfly, cavallo di 13 anni a Noverano.
la prima donna a capeggiare la computer list internazionale, ha già vinto una finale di Coppa del Mondo, talento notevole per questa amazzone nata negli Stati Uniti, ora di cittadinanza tedesca, per il matrimonio con Markus Berbaum. Possiamo dire, Puricelli, che questa amazzone è riuscita in un cocktail molto valido fra l'estro, la compostezza stilistica americana e la rigidità, la professionalità esasperata dei tedeschi. Esattamente, con le sue qualità, perché ha qualcosa in più ancora. Lei è piccolina, ma dentro è veramente una carica notevole. Secondo te Shutterfly è quello dei bei tempi, dei giorni belli? Ma il primo giorno ha saltato come fa di solito, è un calo molto particolare, esce tre volte al giorno, molto attento, basta guardarlo sempre il suo sguardo, però poi per la domenica, per il concorso, il calo è appunto preciso, alto sui salti, non abbiamo mai visto saltare male. Michaels, Berbaum in sella a Shutterfly, che non deludono. Sesto binomio qualificato per il barrage, un barrage che comincia a comprendere quote rosa dopo l'accesso di Ionella Ligresti, ora Meredith Michaels, Berbaum. Un bel giro, estrema sicurezza, conoscenza del proprio cavallo, dei propri mezzi, non ha mosso una mano per l'ultima linea, la doppia gabbia, ha girato tranquilla, sa che il suo calo copre la seconda barriera. Spettacolare, direi, questo percorso. Diciamo, Puricelli, che le donne, le amazzoni, sono molto più espansive rispetto ai maschi. Abbiamo visto le carezze, gli abbracci di Ionella a Nanta, ora tutte le carinerie di Meredith a Shutterfly. Ma voi Meredith, siete più duri. No, Meredith, ma qualche volta qualche uomo esagera un po', direi invece. E direi invece che le donne sono un po' più carine, perché anche quando fanno un complimento al loro cavallo lo fanno in modo così piacevole. Gli uomini o esaltano, lanciano il cap, girano la mano. E naturalmente ora Ludger Berbaum, l'oro individuale di Barcellona. Non vorrà essere da meno rispetto a Meredith, monta l'Espoir, che è un cavallo di 10 anni. Berbaum ha siglato a caratteri cubitali la categoria mista di ieri di qualificazione al Gran Premio. Cavaliere che ha vinto almeno una volta tutte le grandi manifestazioni internazionali. Meno che il campionato in mondo individuale. Però l'ha vinto a squadre. Sì, però il titolo individuale, ha fatto due volte quinto, è rimasto fuori due volte dalla finale. E quest'anno, se con questo calo andava in finale, la vedevo male per gli altri, perché questo è un calo impegnativo, difficile. Hai usato l'imperfetto, perché Ludger ha commesso due errori, 8 penalità nel tempo di 72 e 16. Questo a conferma del fatto che il percorso ideato da Giovanni Bussu è tutt'altro che facile. Tutto perfetto fino alla parte conclusiva, il primo errore verticale delicato e sull'ultimo Ludger si è arrabbiato un po'. Ecco, il primo errore verticale posteriore forte. I due errori di Ludger Berbaum crescono ancora la prova dei nostri Pier Giorgio Bucci e Ionella Ligresti. Ancora per l'Italia Giulia Martinengo in sella a Salomon Ter Wilgen, cavallo di 11 anni, di origine belga.
Giulia Martinengo, che è apparsa in splendida forma, classe 1979. È stata la prima donna a scendere in campo nel concorso ippico internazionale di Roma con la divisa, gareggia per la sezione sportiva dell'Aeronautica Militare, ha già commesso un errore piuttosto banale, direi, nella fase iniziale del percorso. Alla vigilia di questo appuntamento veronese ha dichiarato che il suo obiettivo primario era quello di far fare esperienza ai propri cavalli. Ha un parco cavalli abbastanza giovane, per cui questa tappa gli serve proprio per portarli avanti. Vediamo altre due cavalle, Atletica e Comtesse, che le stanno regalando diverse soddisfazioni. Poi stanno andando bene. Anche quello appena superato con errore è un ostacolo da non sottovalutare, perché arriva in un momento del tracciato piuttosto la linea spezzata e parte verso la fine del percorso. Con coraggio fino alla fine Giulia Martinengo, sono troppo 20 le penalità nel tempo di 69 e 97. Ha montato direi bene Giulia, non ha fatto degli errori, ma il suo cavallo non mi è piaciuto, non so per quale ragione, ma non ha saltato bene. Ed ora il cavaliere che probabilmente si è portato una clac da casa, perché gli applausi più scroscianti sono sempre per lui. Scherzavo naturalmente perché Giorgio Nuti ha un palmarès di grande rispetto. Lina Roata. Con Giulia Martinengo al volo. Ah, la mia prima esperienza, è il cavallo più esperto, ma diciamo spero più che altro nel futuro delle altre cavalle. E adesso avanti Giorgio Nuti. Il talento di Giorgio Nuti in sella a Jeff Dubeul, cavallo di 9 anni, self français, anche questo è un cavallo che necessita di banchi di prova impegnativi per aumentare la propria esperienza. Vi ricordo che Nuti nell'86 a Göteborg è giunto quinto in una finale di Coppa del Mondo con Baltimore. È stato a lungo il miglior risultato per un italiano, poi nell'ultima edizione il quarto posto di Juan Carlos Garcia e Albin. Con un periodo di lontananza dall'attività agonistica, Giorgio Nuti è tornato alle gare con entusiasmo notevole, la grinta di un ragazzino, lui che ha già un figlio che gareggia a buon livello. Grande grinta per il muro, che è un altro ostacolo niente male. Il pubblico è tutto con lui, capisce l'enorme sforzo. Da maestro sulla doppia gabbia. E l'ultimo ostacolo è superato. Brividi, grazie Giorgio per questo saggio di bravura. Intramontabile Giorgio Nuti, settimo netto della giornata in sella a Jeff Dubeul. Al di là di ogni più rosea aspettativa, probabilmente neanche Giorgio si aspettava un risultato del genere, ma merita la copertina il commento di Puricelli. Ma ha guardato il percorso 5 volte perché sperava che ogni volta si abbassasse un po', ma non so cosa dire, sono emozionato. Linea Roata. Sì, eccoci con Puricelli, è emozionato, non ha parole. Spero che, e qui mi dirà qualcosa dopo, non credo che me lo dica in televisione. Un boato che aspettavamo, era un po' di giorni che c'era aria bella. Grazie a tutti, sono contento, grazie. Sentiamo dopo magari a ostacoli fermi. No, grazie a Giorgio Nuti, ora Emilio Bicocchi, chissà che questo entusiasmo contagi il resto del plotoncino azzurro. Bicocchi monta Jackerson Capitol d'Argonne, cavallo di 8 anni, self français. Emilio
Giulio Bicocchi, classe 76, già campione italiano nel 2005 con l'Andrù, ha già commesso però nella circostanza due errori. Rifiuto in prossimità dell'ultimo ostacolo dopo l'errore all'allenamento d'ingresso della doppia gabbia per Emilio Bicocchi, che comunque carezza Capitol d'Argon. È un cavallo grande, di grande galoppo, fin dall'inizio ha fatto fatica a tenerlo nelle distanze, sull'ultima stava per venire in tre tempi, ha fatto bene a tirarlo via. D'altra parte è un cavallo di 8 anni che ha dei mezzi e può lavorare per il futuro. Altro atleta caro al pubblico, si tratta di Gianni Govoni, uno dei migliori talenti italiani, monta l'Europeana Pornstar, che è un cavallo di 9 anni di origine olandese. Alla vigilia di questo appuntamento il cavaliere Emiliano ha dichiarato: non vi aspettate molto da me perché monto cavalli che conosco relativamente bene, li monto da poco e dunque il concorso veronese servirà per fare esperienza, però conoscendo Gianni c'è da giurare che farà il massimo. E abbiamo intravisto l'errore prima che accadesse. Il cavallo è un po' forte, va verso il salto, Gianni voleva un tempo di galoppo in più, ha dovuto tirare indietro forte, purtroppo ha fatto un errore. Ma il problema è che con un calo del genere su un percorso di questo tipo non si può inventare, lui è un fenomeno Gianni, ma deve veramente mettercela tutta. Ce la sta mettendo tutta, cercando di vincere anche la sua battaglia personale con un cavallo che è al cospetto di ostacoli mai affrontati in precedenza. Una giornata di duro lavoro per Gianni. Penalità, due errori nel finale, però una prestazione come di consueto grintosa e un percorso onesto. Gianni ha dovuto combattere un po' con questo cavallo, però per farlo coprire doveva mettere della forza, dopo diventava un po' forte, comunque lo sappiamo chi è Gianni Govoni, nel momento in cui avrà di nuovo un cavallo all'altezza ci farà di nuovo divertire. Magari come Avinia o come Las Vegas. Ruota. Sì. Altezze nuove per il tuo Pornstar, tu ci hai messo del tuo, ci hai provato. Ci ho provato e lui mi ha dato quello che poteva, però è coraggioso, è stato bravo lo stesso. Altro applauso assordante per il nostro binomio di punta. Juan Carlos Garcia monta l'Europeana Albin, cavallo maggiorenne, nato nel 1988, è un Saint-Français. Juan Carlos Garcia, colombiano di Bogotà, ha assunto la nazionalità italiana poco prima dei giochi di Atene, ultimamente riduce da un infortunio, una frattura antipatica a un braccio che lo ha tenuto lontano dalle gare, quarto nella finale di Coppa del Mondo di Kuala Lumpur, risultato splendido per Albin che lo scorso anno in questo Gran Premio è giunto secondo alle spalle di Albert Zur e Oki Doki. Juan Carlos si è detto abbastanza fiducioso alla vigilia, ha detto Albin è in condizione, si presenta all'appuntamento con relativa freschezza. La delusione del pubblico per l'errore che estromette dal barrage Juan Carlos e Albin. A lungo in testa la classifica. L'Olimpiade ateniese aveva fatto sognare.
4 le penalità, 70 e 20 il tempo. Un po' vicino a quel verticale, la girata è corta vicino alla parete, peccato perché Albin è di nuovo in grande forma e poi Juan Carlos ha fatto vedere comunque grande sicurezza, grande tranquillità. Linea ruota. Ha cercato il barrage a tutti i costi. Sì, peccato che non viene così e peccato questo errore. Albin comunque, dai, sulla buona strada. Lui si è veramente in forma. Da un po' sulla buona strada. 18 anni ben portati per Albin, ora il campione europeo tedesco Marco Kuscher, che monta contro cavallo Holsteiner di 14 anni, uno dei tanti figli di Contender. Contender è uno dei migliori stalloni Holsteiner al momento. Difficilissimo avere una monta di questo cavallo. Lo Steiner comunque ha fatto un'operazione importante, rubo un solo un secondo, perché tutti vogliono logicamente due o tre migliori stalloni e chi vuole avere Contender come stallone deve per un anno invece prendere un altro giovane e l'anno dopo magari gli danno la monta di Contender, perché le richieste sono 6.000 all'anno per un cavallo di questo tipo, per uno stallone. Quindi è sulla strada del grande Darko. Darko in Belgio, Cartago, Holsteiner, Landgraf, i grandi dell'allevamento. Comunque Steiner. Una cosa possiamo dirla, i cavalli dell'allevamento tedesco stanno dominando la scena internazionale. Assolutamente. E ottengono risultati anche quando sono comprati e poi montati da cavalieri non tedeschi. Ormai sono ricercati da tutti, la genealogia lì è quasi una garanzia. Passo sicuro di Marco Kuscher, cavaliere nato nel 75, 4 penalità, esce di scena uno dei protagonisti più attesi, non è contento, non può esserlo, che ha conquistato un titolo continentale. Un buon giro, senza difficoltà, però un piccolo errore. Comunque Emilio, ci saranno delle sorprese, perché fuori sono già atleti del calibro di Ludger Berbaum e di Marco Kuscher. Importante per noi, perché a questo punto facciamo il tifo, almeno io, senza tanto ritegno per i nostri, perché mi piacerebbe che un nostro vincesse qui a Verona. Fuori anche Ulrich Kirchhoff, fuori anche Marcus Fuchs. Abbiamo da battere Albert Zur. Fuori anche Robert Smith. E adesso per l'Italia Filippo Moyerson monta l'Oro Piana Eclipso, cavallo di 9 anni a Noverano. Questo binomio si è imposto recentemente nel Gran Premio dell'Internazionale di Manerbio. Naturalmente qui è un'altra musica, cavaliere molto elegante, il pluricampione italiano che ha legato i momenti migliori della propria carriera a cavalli come Dugano e come Adam. E anche Moyerson sta facendo dei numeri notevolissimi. Ha iniziato la girata un po' velocemente per la linea, un po' fatica a tenere i 5 tempi, i 4 tempi. Qui è stato davvero grande. È un cavallo che va motivato comunque, si sta scomponendo un po' Filippo, ma è un cavallo da motivare, non è un cavallo che ti porta tanto lui. E vai Filippo. Non è possibile, no, è possibile purtroppo. La delusione in fondo. Siamo rimasti un po' male perché era una piccola grande impresa quella di Filippo Moyerson, il pubblico lo capisce, comunque grande talento per questo ragazzo, 4 penalità, fuori di un soffio dal barrage. Si è spostato un po' sul salto visto che c'è la parete vicina, guarda il cavallo va tutto verso destra e si è un po' scordinato. Sentiamolo, ruota, vai. Con la faccia livida di rammarico. Rammarico perché ho montato veramente male, ho fatto un giro con un cavallo che saltava molto bene e essere sincero io sopra
ci stavo proprio male oggi. Ma non è vero. Esame non, di coscienza spietato, dite che gli dico ancora troppo qualcosa. Troppo severo con se stesso. Troppo Filippo severo con Moyerson, te, dice Pulicelli. Solo sulla linea 6-7-8. Potevo montare molto meglio, tutto qua. Allora diciamo che il tuo cavallo ha dei margini di miglioramento enormi anche a questo livello. È già andato Claudio, era veramente così, era arrabbiato tantissimo con se stesso. Spietato con se stesso Filippo Moyerson, che ha sfiorato il netto in sella Eclipso. Ora per l'Irlanda Cameron Henley monta Ippica Kerman, cavallo di 12 anni, un altro Holsteiner, tanto per gradire. Cavalli buoni dappertutto, Germania, dalla Vestfalia, Noverani, gli Oldenburg, questi Holsteiner che stanno veramente caratterizzando questo periodo. Un breve riepilogo, qualificati per il momento Pier Giorgio Bucci, Albert Suhr, Roini Zetterman, Thomas Velin, Lionella Ligresti, Meredith Michaels-Berbaum e Giorgio Nuti, 7. I magnifici 7 che accedono per il momento al barrage. Errore alla doppia gabbia, 4 penalità nel tempo di 73 e 34 per il cavaliere irlandese. È un cavaliere poco conosciuto, un po' poco famoso, ma un cavaliere forte, ha montato bene la doppia gabbia, è entrato bene, purtroppo però il cavallo ha dato una zoppolata sulla tavola. Tra l'altro è un cavaliere che ama il nostro paese, perché spesso e volentieri lo vediamo impegnato nei concorsi internazionali entro i confini italiani. E adesso gli applausi per Edwin Alexander, amazzone australiana, che però da tempo risiede e svolge la propria attività nel vecchio continente, monta l'ottima Pia Lotta che ha 15 anni, viene dalla Vestfalia. Per lei quarto posto individuale agli ultimi campionati del mondo di Aquisgrana, ha partecipato alla Final Four, addirittura 3 donne con il solo Jos Lansing, che però ha portato via l'oro. Beh, Edwina è la fidanzata di Ian Tops, è montata per la scuderia di Ian Tops e monta i suoi cavalli migliori, e questa è una delle migliori cavalle da tanti anni. E lei è molto migliorata, è arrivata in Europa non così preparata. È arrivata in alto, e questo a volte può anche essere facile, è difficile rimanerci, e questa è un'occasione per dimostrare il valore. Fin qui senza macchie Pia Lotta. Ultima addirittura, bene sulla doppia gabbia. Ultimo Oxer, ottavo binomio qualificato per il barrage, Edwin Alexander, Isovlas Pia Lotta. Dunque diverse amazzoni in barrage, abbiamo detto di Meredith Michaels-Berbaum, di Ionella Ligresti, ora è la volta di Edwina Alexander. Abbiamo ripetuto tantissime volte che l'equitazione è una delle poche discipline che mette in assoluta parità uomini e donne, un confronto aperto alla pari, spesso risolto in favore delle amazzoni. Per il Brasile adesso Bernardo Alves, che monta Canturo, un cavallo di 11 anni, un altro Holsteiner. E molti alla vigilia di questo Gran Premio hanno indicato Bernardo Alves fra i papabili a ottenere un posto nell'epilogo di questo Gran Premio. Cavaliere forte che vive un po' all'ombra di Rodrigo Pessoa, che nell'ultimo anno, comunque negli ultimi 2 anni con questo cavallo, se va in barrage è uno velocissimo, veramente cattivo, brutto inquilino nel barrage. Bernardo Alves è nato nel 74, con questo cavallo ha partecipato ai giochi di Atene.
Dopo Alves vedremo Tony Andre Hansen, Leopold Van Aston, Ludo Philippaerts, Ellen Whittaker, Gerko Schröder, Judy Ann Melchior a chiudere il percorso base. Già 4 le penalità per il brasiliano. Brasile che ovviamente deve molti degli allori ottenuti in questa disciplina alla famiglia Pessoa, prima con Nelson e poi grazie a Rodrigo, che lo abbiamo già ricordato ha vinto 3 edizioni consecutive della finale di Coppa del Mondo in Sella Baluvé de Rouet. Che stranamente quest'anno non è presente qui a Verona. Speravo che tu avessi notizie più fresche. Ma sai, Baluvé è ancora un periodo... si vede molto in circolazione. No, ha un periodo di riposo e comunque lui ha vinto 2-3 gran premi di fila, a cominciare dalla Nation, Bruxelles, ha vinto il Master a Bruxelles, forse ha dato un giro di riposo ai suoi cavalli. 8 le penalità per Bernardo Alves e adesso toccherà al norvegese Tony Andre Hansen, che monta Camiro, un cavallo di 9 anni, non lo dico neanche più, un Holsteiner. Tony Andre Hansen, classe 1979, ha partecipato a 14 Coppe delle Nazioni per il suo paese, una l'ha vinta, presente anche agli europei di San Patrignano con E.T. Roy al volo. Uno dei suoi risultati migliori, una vittoria nella Nation Cup a Drammen nel 2003 con un doppio netto. Otto fin qui qualificati. Era la parte più difficile del percorso, ma già aveva commesso un errore, dunque niente barrage per il cavaliere norvegese. Un errore che poteva evitare perché ha saltato bene il verticale, ha lasciato avvicinare troppo il cavallo, sapendo di avere un cavallo di grande galoppo all'Oxer successivo, e troppo vicino ha fatto un errore che doveva evitare per andare al barrage. Adesso per l'Olanda, intanto rivediamo il momento citato da Puricelli nella riproposizione delle telecamere dell'esterna 1 di Bologna. Tocca a Leopold Van Asten per l'Olanda in sella Flash Rouge, una femmina di 13 anni, Saint Francais. Van Asten ha 30 anni, con Flash Rouge ha partecipato ai giochi di Atene, 4º posto nella prova a squadre. Da poco lavora con Hank Noren, che è qui presente. Ho visto vedere il percorso e questo ragazzo che monta bene, ha una cavalla molto buona, ma non ha dato quello che tutti speravano. Vediamo adesso se la mano di Hank, che secondo me è il numero uno al mondo dei tecnici, ha cambiato l'equitazione in tanti posti dove è andato, se riesce a dare una svolta tecnica a questo ragazzo. Ha lavorato anche per la squadra italiana, poi ha preso a cuore quella spagnola. Prima la spagnola, poi l'italiana e poi la svedese. E quest'anno credo che dopo il mondiale, che parecchie polemiche per la squadra svedese, credo che lascerà l'esclusione di Eriksson a favore dell'Amazzone di Butterfly, aiutami in questo momento. Molin Bariar ha creato qualche discussione pesante, perché poi Molin Bariar è rimasta eliminata al secondo giorno.
squadra. Che... Sì, diciamo che Molin Barial non è un signor nessuno, perché è già salita sul podio di una finale di Coppa del Mondo e va ricordato che ha osservato un periodo di inattività proprio per la maternità, poi è tornata alle gare. Però ultimamente la forma non era quella dei momenti migliori. Eccolo certo. Là. E intanto il netto per Leopold Van Asten e Flash Rouge, nono binomio qualificato. Dunque Albert Suer avrà un avversario in casa, il connazionale Leopold Van Asten. Adesso per il Belgio Ludo Philippaerts con Plutonia, origine belga, 1998. E diciamo che in questi due giorni Ludo non è andato assolutamente bene, addirittura era stato escluso dal Gran Premio, poi può partecipare per il forfait di tre avversari. Non so cosa possa chiedere a questo Gran Premio, vediamo se riuscirà a estrarre il famoso coniglio dal cilindro. Cavaliere di grande esperienza, Ludo Philippaerts, Belgio. Un cavallo giovane, sta cambiando qualche cavallo Ludo, il suo parco è un cavallo che vuole risparmiare un po'. Tieni presente comunque che ha vinto il circuito Global Tour, questo nuovo circuito formato da 5 concorsi con un bonus da 250.000 euro, ha vinto lui aggiudicando due di questi gran premi, per cui il suo miglior cavallo qui non è presente. Vediamo se andrà meglio rispetto ai giorni precedenti, ma l'aria ha un errore. Dallo di 8 anni. E temo che Ludo cancellerà questa pagina dai suoi ricordi, il ritiro annunciato. Tre binomi alla conclusione del percorso base. Adesso sarà la volta di Alan Whitaker, che monta Locarno, un cavallo Holsteiner di 11 anni. Alan Whitaker, l'ennesima rappresentante della famiglia Whitaker, abbiamo visto all'opera in precedenza Robert, 12 penalità in sella alla Croix, ora la giovane bionda Alan con Locarno. E quanto a grinta, Alan ha già dimostrato di essere sulla via giusta, veramente un entusiasmo notevole, ripassa mentalmente il percorso, naturalmente è di fronte a un impegno notevole, ragazza di soli 20 anni. Comunque terza nella seconda tappa di Coppa del Mondo, l'anno scorso è piazzata terza nel Gran Premio di Roma, seconda nel Gran Premio di Palm Beach. Comincia male. Parte male. Lei è figlia di Steven. Steven. Terzo fratello Whitaker. Dei più noti John e Michael, mentre Robert è figlio di John. Di John. Michael ha dei bambini ma più piccoli, che saranno famosi fra un po'. E poi ci sono gli altri due figli di John, stanno salendo. Caroline, mia figlia. Secondo te un talento indiscutibile come John può trasmettere informazioni, esperienze preziose? Sicuramente. Poi i figli, come vivono in Inghilterra, nascono proprio lì all'ombra del padre, fanno sempre tutto insieme, tutto le stesse cose, imparano, gli viene tutto facile. Vivono in un paese che il cavallo è nel suo regno. Per cui tutto è per i cavalli in Inghilterra. L'errore sull'ultimo ostacolo, 8 le penalità per la giovane Whitaker in sella a Locarno, e credo che uno dei protagonisti di questo percorso base sia al microfono di Lorenzo Roata. Sì, c'è un ragazzino di primo pelo che vorrebbe chiedere consigli agli autorevoli commentatori. Giorgio Nuti. Emilio, dimmi tutto Gio. Niente, volevo dirti, se continui a parlare io devo prendere fiato, ho 52 anni devo, Giorgio, hai fatto benissimo, sei un grande, vai grazie, tranquillo. Grazie. Sì, però ragazzi, ciao. Questo è uso personale del microfono, cerchiamo di essere un po' più distaccati. Complimenti
Annuti ti aspettiamo ancora. A Jeff. Sì, complimenti anche a lui, però vi aspettiamo ancora perché il pomeriggio è ancora lungo. D'accordo, hai perfettamente ragione. E adesso seguiamo il penultimo binomio, è olandese, è quello formato da Gerco Schröder ed Eurocommerce Milano. Gerco Schröder, nato nel 1978, ha al collo la medaglia d'oro a squadre ottenuta recentemente ai mondiali di Aquisgrana. Anche qui un'altra dinastia, sono diversi gli Schröder che gareggiano. Sono tre fratelli, due gemelli e lui. E questo è, diciamo, come taglia il più piccolo, come età più giovane, ma quello che ha forse più feeling, più talento. Ha una grinta anche lui non indifferente. Monta tutti i tipi di cavalli. Ma non c'è errore sull'ostacolo conclusivo, accede al barrage anche Gerco Schröder con Eurocommerce Milano, è il decimo netto del pomeriggio e dunque sarà battaglia fino in fondo, sarà un barrage estremamente spettacolare. Vi ricordo che in barrage, in caso di parità di penalità, classificherà il tempo impiegato, dunque cambierà il ritmo, occorrerà a sommare alle doti di elevazione, di precisione sugli ostacoli, anche la velocità. Ultimo binomio in campo per il percorso base, per il Belgio, Julian Melchior con Olympic Z. Se non sbaglio, Curicelli, questa ragazza è stata sotto le cure di Nelson Pessoa per un certo periodo. Ma chi conosce il nostro sport sa che suo padre è un personaggio, direi, bizzarro, per cui ha cambiato parecchi allenatori, parecchi cavalieri e ultimamente era seguita da Nelson, ma credo che in questo momento ci sia qualcun altro al posto di Nelson a seguire Julien, che fra l'altro ha dimostrato di avere grinta da vendere, già l'abbiamo vista all'opera qui in Italia, grintosissima. Sì, è giovane, ha grinta, deve fare esperienza, ma anche dei cavalli. C'è un allevamento intero, suo padre non lesina risorse per comprare cavalli. Il suo miglior cavallo non è presente, comunque l'hai visto, non lo monta, è un cavallino grigio che a dir poco è eccezionale. Non accede ovviamente al barrage, percorso difficile per lei che rinuncia all'ultimo segmento del tracciato, il ritiro per Judy Ann Melchior. Dunque avremo un barrage a 10. Qualificati Pier Giorgio Bucci, Italia, Albert Zuer, Olanda, Roine Zetterman, Svezia, Thomas Velin, Danimarca, Ionella Ligresti, Italia, Meredith Michaels-Berbaum, Germania, Giorgio Nuti, Italia, Edwina Alexander, Australia, Leopold Van Asten, Olanda. E dunque Puricelli è anche rappresentata una varietà di aree geografiche. Beh, tre olandesi e tre italiani, tanto per cambiare, questa volta ci siamo tre noi. Poi, vabbè, Neozelanda, Svezia, Germania. Neozelanda dove l'hai vista? Australia. Beh, siamo lì. Ho sbagliato, guardavo il colore della bandiera, non ho letto. Comunque siamo in Oceania. Sì, ho sbagliato di poco. Allora, adesso naturalmente ci vorrà qualche minuto per consentire a Giovanni Bussu, direttore di campo, e ai suoi aiutanti preparare il percorso per il barrage, e intanto è venuto a trovarci in postazione il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Cesare Croce. Buongiorno presidente. Allora, l'appuntamento veronese era il primo banco di prova impegnativo per i binomi italiani dopo una spedizione azzurra ai mondiali di Aquisgrana deludente. Io credo che Aquisgrana non abbiamo
raggiunto i risultati che desideravamo, era una squadra completamente rinnovata, anche se presi singolarmente devo dire che i percorsi non siano stati particolarmente negativi. Quanto Garcia ha fatto tutti i giorni 4 penalità, Bicocchi 0-8, l'Aligresti 4 penalità con un fuoritempo. Purtroppo eravamo a un livello molto competitivo, ormai bisogna, non si può più sbagliare, bisogna far netto e magari anche veloce. Hai notato qualche cenno di risveglio? Intanto la regia ci ripropone alcuni fra i migliori percorsi del tracciato base. Hai notato qualche segno di risveglio da parte dei nostri, soprattutto in questo Gran Premio? Ma io credo che qualche cosa stasera abbiamo visto, soprattutto dei cavalli nuovi, che a parte qualche piccolo errore, tipo il cavallo di Moyerson sull'ultimo salto, un piccolo errore di Rolli, purtroppo anche un errore che non ci voleva, quello di Garcia, ma non possiamo parlare di cavallo nuovo, è cavallo in prospettiva, chiaramente, ma certamente continua a essere un cavallo sicuro. Certo, il fatto che su 10 binomi possiamo avere 3 binomi italiani nel barrage è già un segnale, e io credo che è un segnale che ci conforta, soprattutto nel senso che la rosa si sta allargando. E ho visto molti cavalli giovani interessanti, alcuni di questi tra l'altro non sono neanche qua a Verona proprio per una questione di numeri, in quanto a Verona possiamo presentare un numero ridotto di cavalli. Il fatto anche di aver partecipato ai mondiali ha dato, secondo me, non per difendere questa partecipazione al mondiale ad ogni costo, ma credo che ha dato anche sicurezza ad alcuni. Io credo che per esempio Ionella ha montato in questo Gran Premio molto meglio di quanto non aveva fatto nelle gare d'inizio stagione. Credo che se noi diamo fiducia ad alcuni dei cavalieri che abbiamo oggi potenzialmente competitivi, possiamo recuperare e diventare sicuramente di nuovo una squadra che può arrivare alla qualifica olimpica. L'ultima cosa, Presidente, si profila una stagione molto impegnativa su diversi fronti. Sul piano agonistico credo che l'obiettivo primario sia quello di tornare in Super League, cioè fra l'elite, l'eccellenza di questa disciplina, e poi ci sono anche dei momenti importanti a livello organizzativo. Sì, sicuramente il primo appuntamento più importante che avremo sarà Piazza di Siena. L'anno scorso abbiamo fatto qualche errore, errore involontario chiaramente nella scelta della soluzione per il terreno. Nonostante l'impegno economico, il terreno non è risultato all'altezza. Quest'anno dovremo fare di più e non dobbiamo sbagliare. Qui, su questo versante sono piovute tantissime critiche e a mio avviso tutte giustificate. Qualche volta forse si è esagerato a strumentalizzarle, però eravamo coscienti che qualcosa dobbiamo fare e faremo, e sicuramente elimineremo tutte quelle che sono state le pecche dell'ultima edizione. Ecco, quando parlavo di impegni organizzativi non volevo rimanere solo al settore del salto ostacoli, perché infatti, si parla anche di completo e di dressage. Infatti un altro anno sarà una stagione per noi importantissima, in quanto per la prima volta avremo un campionato europeo qualificante per le Olimpiadi di Pechino, anzi di Hong Kong, in dressage. Sarà la prima volta che l'Italia organizzerà una competizione a questo livello, così come ritorna dopo molti anni il campionato europeo di completo senior ai Pratoni, anche questo a settembre, qualificante per le Olimpiadi. Sono due appuntamenti molto importanti, soprattutto per dimostrare che le nostre squadre possono arrivare alla qualificazione, ma anche per dimostrare le capacità organizzative che in questi ultimi anni credo abbiamo ampiamente verificato e che ci hanno valso anche la possibilità di portare tanti eventi importanti in Italia, perché altrimenti la Federazione Internazionale non si sarebbe fidata ad affidarci questi impegni. Credo che saranno due appuntamenti molto importanti e spero che anche col salto ostacoli si possa un altro anno presentare una squadra competitiva agli europei in Germania.
Grazie Presidente Croce, ed ora è quasi grazie tutto pronto per il barrage, un barrage a 10 che sarà aperto proprio dal nostro Pier Giorgio Bucci, che è il primo a entrare in campo con Dazara Tabletin. E diamo un'occhiata anche al percorso di questo barrage. Dunque sono 8 ostacoli per 9 salti, compresa una combinazione sola, una gabbia, la lunghezza di 330 metri, il tempo accordato di 57 secondi. Ci sono 2 ostacoli nuovi, il 14 che è un oxer su fosso 1,52 per 1,60 e il 15 che è un verticale di barriere situato proprio sotto la nostra postazione, 1,60 m. Vi ricordo, in caso di parità di penalità per l'assegnazione del primo posto, classifica il tempo impiegato in barrage, e dunque Pier Giorgio Bucci ha il compito ingrato di aprire le danze senza nessun punto di riferimento. Vedremo se il cavaliere italiano opterà per una tattica prudente limitandosi alla precisione sugli ostacoli o se invece intenderà spingere fin dal primo metro. Pier Giorgio Bucci da Zara Tabletin. Errore sul primo elemento di quella che è rimasta l'unica combinazione, poi replicato. Ha preso i suoi rischi Pier Giorgio Bucci, ne ha pagato le conseguenze con ora 12 penalità. Ostacolo dedicato alla Federazione Equestre Internazionale. Rimangono 12 le penalità dopo il superamento dell'ultimo verticale di barriere, nel tempo di 44 e 47. Ha già comunque ottenuto un grande risultato con il netto al percorso base, però male in questo barrage Puricelli. Un po' lontano l'ingresso della combinazione, vedi che Carlo arriva con la pancia sulla barriera, poi c'è questa spezzata nuova che non so se ha calcolato bene al percorso base, bisogna misurarla bene durante la revisione del percorso base. Non so se Ruata ancora a disposizione. Sì, è qua. Vai. In campo per primo senza punti di riferimento. E infatti il secondo errore che ho fatto, non pensavo che la distanza sull'ox fosse così corta. Avevamo contato che era una linea in 6 tempi abbastanza comodi, invece ho fatto veramente tardi a tirarlo indietro. E poi il terzo forse è stato un po' della mia concentrazione. A voi. Per l'Olanda, il binomio vincitore lo scorso anno qui a Verona, Albert Zuer con Oki Doki. Lo scorso anno veniva di rincorsa, aveva punti di riferimento notevoli, sapeva alla perfezione i connotati del tracciato e conosceva i tempi degli altri. Adesso si trova nella scomoda posizione di fare la lepre e comunque non ha dubbio alcuno, Albert Zuer spinge fin dal primo tempo di galoppo, non ha alternative. E arriva il primo errore, difficile sempre in gare con questa formula, coniugare precisione sui salti e velocità. A volte una tattica più prudente può essere fruttuosa, però... le finalità per Albertore, che era veloce, molto veloce, 39 e 55, subito sotto il muro dei 40 secondi. Un errore che forse non si aspettava nemmeno lui, guarda, leggermente la seconda barriera, poi sull'esperienza di Bucci ha messo 5 tempi all'oxer successivo alla combinazione e poi ha girato stretto ed è andato veloce sull'ultimo, però c'ha un 4 da calcolare. Eh sì, e rischia di lasciare il testimone a un avversario, il vincitore dello scorso anno, perché è pensabile che fra gli altri 8 che dovremo vedere in barrage qualcuno riesca a portare a casa il doppio netto. Magari Roine Zetterman per la Svezia in sella ad Isaac, binomio interamente svedese. Allevato in Svezia, Isaac che si sta comportando molto bene, un cavallo di 10 anni.
direi un barrage tecnicamente difficile comunque, perché è rimasta la combinazione girando Oxer verticale tavole, girando dall'angolo, questa linea in tre tempi, non è proprio il solito barrage via scorrevole semplificato. Alludi a quei barrage dove ci sono tanti netti e vince veramente chi è il più veloce. Qui potrebbe al limite anche piazzarsi bene un concorrente con quattro penalità, quattro che sono già nel carniere negativo di Roine Zetterman, che fra l'altro sembra anche più lento rispetto ad Albert Suhr. Verticale, errore anche qui, 8 le penalità, tempo di 41 e 64. Vedi cosa vuol dire partire all'inizio? Pier Giorgio Bucci a questo punto, se provava a fare il suo giro tranquillo, portava a casa magari il netto con un gran buon risultato, però questo lo sai sempre solo dopo. È a posteriori, certamente entrare in campo per primo in barrage non è facile. Adesso per la Danimarca Thomas Velin con Godsen Dureverdi, che è un cavallo di 12 anni, Saint-Français. Vediamo quale tattica adotterà Thomas Velin, probabilmente avendo visto che non si tratta di un epilogo facile di questo Gran Premio, di un barrage agevole, magari sarà più prudente rispetto agli altri, prenderà meno rischi, però esponendosi dunque alla possibilità di essere battuto in velocità da quelli che lo seguono. Beh, lui sa che non ha un cavallo come in passato Kidam de Revello o Carnut, questo è un buon cavallo ma che si deve ancora confermare. Peccherebbe un po' nel fatto di lanciarlo veramente, attaccare veramente la gara. Visto soprattutto poi quello che hanno fatto i primi tre concorrenti. Direi che ha scelto una via di mezzo, un buon ritmo di crociera, però niente di esasperato. Errore sul primo elemento della gabbia, di quella che originariamente era una doppia gabbia. Ostacolo per Thomas Velin, 4 penalità fin qui, rimangono 4 nel tempo di 44 e 78, è in seconda posizione. Al comando con 4 penalità nel tempo di 39 e 55, Albert Suhr e Oki Doku. Ma adesso tocca a Ionella Ligresti con Nanta, femmina undicenne di origine olandese, secondo binomio italiano in barrage, in precedenza 12 le penalità per Pier Giorgio Bucci e Dazara Tabletin. Sale la pressione, vediamo se Ionella riuscirà a esprimersi ai livelli esibiti sul percorso base. Cosa gli consiglieresti? Fare netto in 35 secondi. 35 è un tempo quasi impossibile. Ma di impossibile c'è poco, lo abbiamo visto nella prova a tempo di qualificazione, il tempo fatto segnare da Robert Whittaker sembrava imbattibile, poi invece è riuscito a batterlo Robert Smith. Concentrazione è massima. Ionella caccia del primo doppio netto del pomeriggio, ultimo ostacolo. Sì, è arrivato, 45-03. Percorso netto in 45.03, si porta al comando della classifica provvisoria e dunque
D'ora in avanti chi vorrà aggiudicarsi questo gran premio dovrà non commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 45.03 di Nanta e di Ionella Ligresti. Viene a ruota. E adesso te la giochi, Ionel. Mamma mia, che bello! Sono felicissima! È impossibile fermare Nanta, è già andata. Brava, ha fatto la scelta giusta, non ha esagerato, ha accelerato un po' nella parte conclusiva. Direi tutto fatto molto bene. Due parole per Sante Bertolla, che è l'istruttore di Ionella e l'anno scorso l'istruttore della Patrese, per cui lavoro, grande lavoro e grande professionalità di Sante Bertolla. Un attimo prima di cedere la linea ruota, perché il primo guanto di sfida verso Ionella arriva proprio da una collega amazzone, si tratta di Meredith Michaels Beerbaum con Shutterfly. In caso di netto, l'impressione, Puricelli, correggimi se sbaglio, è che il 45.03 di Nanta possa essere battuto. Ma sul tempo sicuramente, però la gara è difficile, un barrage difficile, dunque anche se Meredith e Shutterfly hanno fatto vedere sempre grandi cose, aspettiamo a parlare fin dopo l'ultimo ostacolo. Incrociamo le dita. Eh sì, è partita proprio di gran lena, eh? No, non sta esagerando, però è sicuramente più all'interno nella girata, con un maggior ritmo. È in vantaggio rispetto alla nostra rappresentante nel primo segmento di gara. Il problema è che ha passato la combinazione, adesso sono tre salti isolati abbastanza facili. Bene su questo verticale di barriere bianco grigio. Ultimo verticale per Meredith Michaels Beerbaum. Sì, arriva il netto 41.51, più di 3 secondi di bonus rispetto a Ionella Ligresti, dunque si porta al comando della classifica l'amazzone tedesca, nata negli Stati Uniti, cittadinanza tedesca per matrimonio. Il nuovo tempo da battere è 41.51. Meredith Michaels Beerbaum, Shutterfly. È perfetta, veramente pennellato, un barrage, anche se rischia un po' perché ci sono ancora quattro concorrenti per la vittoria, dico, perché gli altri, Schröder, Van Asten e Alessandra Duina, non molleranno, e neanche Giorgio, io spero, che attacca fino in fondo e ci prova. Giorgio Nuti, inquadrato dalle nostre telecamere insieme a Jeff Dubeul, al quale il cavaliere italiano ha dato tutti i meriti per la bella prestazione nel percorso base. Anche il 41.51 di Meredith Michaels Beerbaum non sembra inattaccabile. Pensate che Albert Zuer, che aveva commesso un errore sugli ostacoli, era sceso sotto la barriera dei 40 secondi. Arriva il primo errore per Giorgio. Un errore poi replicato in uscita dalla gabbia. Triplice fei, verticale di barriere, errore anche qui, 12, le penalità nel tempo di 45.51, un po' mollato nel finale per Giorgio Nuti, settima posizione provvisoria. Cavallo anche abbastanza giovane, 9 anni, non abituato a degli stress, ad uno stress di questo tipo, tenere fino in fondo cavallo e cavaliere. Il barrage è una seconda prova ancora più impegnativa della prima certe volte, per cui mancata un po' di esperienza. Sì, stavolta hai pagato la giovinezza del cavallo. No, niente, ho provato a galoppare un pochettino ma si vede che non è ancora pronto, poi me lo sono allungato e niente, dovevo chiudere un po' cercando di fare 4 dopo il primo errore. Va bene, un po' di esperienza. Si corona il vostro ragionamento nel dettaglio tecnico. Due amazzoni ai primi due posti della graduatoria provvisoria e un'altra che non ha
assolutamente intenzione di inchinarsi alle due rivali, si tratta di Edwina Alexander che monta Pia Lotta, cavalla che viene dalla Vestfalia e che comincia il suo percorso. Penultimo binomio in campo. Difficile separare Edwina Alexander fin qui da Meredith Michaels Birbaum. Forse qui ci sarà la differenza e in effetti arriva l'errore sull'elemento d'uscita della doppia gabbia poi replicato. E comunque lusinghiero il pomeriggio per Edwina Alexander, vede sfumare la possibilità di vittoria in questo gran premio, un gran premio che parlerà in tedesco con Meredith Michaels Birbaum oppure olandese con Leopold Van Asten e Gerco Schröder. Era il terz'ultimo binomio, chiedo scusa, in campo. Però non sono finite le insidie per quanto riguarda Edwina Alexander, 12 penalità nel tempo di 40:01, era abbastanza veloce. Doveva rischiare forse un po' di sfortuna lì all'uscita della combinazione alla tavola, lei ha ripreso subito la bocca della cavalla, si è un po' abbassato il posteriore, poi invece ha replicato l'ordine subito all'occhio dopo per girare e ha fermato un po' la schiena. Riepiloghiamo la classifica provvisoria mentre in campo Leopold Van Asten per l'Olanda con Flash Rouge al comando, Meredith Michaels Birbaum, Shutterfly, il tempo da battere 41:51 in caso di percorso netto, in seconda posizione Ionella Ligresti, Nanta 45:03. Questi gli unici doppi netti del pomeriggio fin qui. Leopold Van Asten. È veloce, è veloce. Spettacolo fino alla fine di questo Gran Premio, dell'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, zona dell'Europa occidentale. Bene anche sulla triplice, è lanciatissimo Leopold Van Asten, siamo intorno ai 39 secondi, 41:02, è al primo posto. Percorso netto in 41:02. Barrage perfetto, non ha sbagliato niente, bravissimo, è rimasto calmo per la combinazione, poi ha continuato e da lì ha dato un po' più di gas. Curicelli, pensa ai rischi che ha preso Albert Zuer, peccato per quell'errore dell'olandese perché addirittura aveva rifilato più di un secondo a tutti gli altri. Questo ha buttato veramente alle ortiche il bis consecutivo. Non l'ha buttato perché ha fatto errore su un salto dove forse non pensava proprio di fare errore lì. E comunque possiamo anticipare che il testimone andrà da Albert Zuer a un connazionale. Sicuramente. Perché in testa alla classifica per il momento c'è l'olandese Leopold Van Asten e l'unico che può soffiargli la vittoria in Gran Premio è il connazionale Gerco Schröder. Lo ricordiamo ancora una volta, medaglia d'oro a squadre agli ultimi mondiali di Aquisgrana. Monta Eurocommerce Milano, il tempo da battere 41:02 di Leopold Van Asten. Scalzata dal primo posto Meredith Michaels Birbaum. Comincia il suo percorso, l'ultimo che vedremo, Gerco Schröder. Un brido. Però sta veramente prendendo rischi enormi. Bella distanza, anche sulla tavola. Bellissima distanza, ha montato benissimo. E poi ci vuole anche un pizzico di buona sorte.
Attenzione, parte conclusiva del percorso con triplice ultimo verticale, guadagna qualche decimo di secondo prezioso, verticale di barriera, percorso netto, 40.09, splendida conclusione di questo Gran Premio, vince Gerco Schröder in sella Eurocommerce Milano, 40.09, davvero un tempo fantastico, una prestazione eccellente da parte di Gerco Schröder, che sta vivendo davvero un momento magico dopo la medaglia d'oro a squadra ai mondiali di Aachen, ora questa vittoria in Gran Premio. Vediamo l'esultanza del cavaliere olandese e dunque classifica definitiva con Gerco Schröder al primo posto, è un Gran Premio che si colora di arancione. Al secondo posto l'altro olandese Leopold Van Asten, poi in terza posizione Meredith Michaels-Berbaum per la Germania, prima degli italiani Lionel Aligresti con Nanta al quarto posto, quindi Albert Zuhr, Thomas Wehlin, Roine Zettermann, Edwin Alexander, Pier Giorgio Bucci, Giorgio Nuti, questi i protagonisti di un barrage che ha riservato emozioni fino all'ultimo. Allora linea ancora ruota. Verso il carosello di premiazione, sono baci e abbracci, Lionel Aligresti, l'italiana, il binomio italiano Pinazzi. Sono veramente felice, la cavalla ha saltato benissimo, è stato veramente un'emozione. Arrivare quarta in un Gran Premio di Coppa del Mondo per me è un grande traguardo, anzi direi di più, speriamo di continuare così perché sono veramente felice, grazie. Puricelli in cronaca ha evocato la bravura del tuo Sante Bertola, che però da buon rustico veneto non vuol parlare. Sante è un istruttore meraviglioso, bravissimo, e lo ringrazio anche in televisione, grazie. Devo lasciarla verso il carosello di premiazione. Grazie, dunque siamo in chiusura di collegamento. Vi ricordo ancora, intanto il regista Umberto Orti ci ripropone il percorso vincente, quei fatidici 40 secondi che hanno permesso a Gerco Schröder e a Eurocommerce Milano di aggiudicarsi il Gran Premio qui a Verona e 20 punti preziosissimi nella rincorsa verso la finale della Coppa, che sarà a Las Vegas dal 19 al 22 di aprile. È stato un successo interamente olandese con il secondo posto di Leopold Van Asten, sempre all'altezza della situazione anche Meredith Michaels-Berbaum con il suo Shutterfly, ottimo il comportamento di Lionel Aligresti con Nanta, tre binomi italiani in barrage. Siamo proprio in chiusura. Allora non mi resta che ringraziare il regista Umberto Orti, l'esterna 1 di Bologna, l'RVM 1 di Milano, che ci hanno accompagnati in questi tre giorni di telecronache. Un grazie anche a Caterina Vagnozzi, che ci ha assistito in postazione, e a Emilio Puricelli, che ha dato il suo valido contributo in postazione qui con noi. Sulla classifica definitiva della Coppa fino a questo momento, con Gerco Schröder che balza al comando nei confronti dello svizzero Beat Mendley e del connazionale Leopold Van Asten, con René Tebel vincitore della tappa iniziale di Oslo al quarto posto. Amici all'ascolto, restituisco la linea e auguro a tutti la più cordiale buonasera.